lavoro affronta il tema delle origini e dei primi sviluppi della Cassa per il Mezzogiorno fino agli anni 60, ma allo stesso tempo mi sembra che fornisca elementi utili a valutare l'impatto di questi interventi intrapresi dalla Cassa, soprattutto nella fase tra gli anni 50 e la fine degli anni 60. È un lavoro storico dettagliato che usa fonti della Banca Mondiale, si inserisce in un filone di ricerca sul rapporto tra Mezzogiorno, Cassa per il Mezzogiorno e Banca Mondiale che è cresciuto negli ultimi anni. Ma non essendo io uno storico economico o un economista in senso stretto, e facendo in questo momento anche un altro mestiere, preferisco non entrare nella ricostruzione specifica del tema, cioè la ricostruzione dei rapporti tra Banca Mondiale e Cassa per il Mezzogiorno, che è affrontato efficacemente nei dettagli dall'autore. Preferisco invece trarre spunto dall'interessante storia raccontata in questo volume per trarne qualche indicazione, qualche suggerimento anche per contrasto che riguarda il nodo ancora irrisolto dello sviluppo del Mezzogiorno oggi, a 150 anni dall'Unità Nazionale. La prima cosa che colpisce, a me ha colpito in particolare, riguarda l'esperienza della Cassa, della prima Cassa, come espressione di una visione, di una strategia alla quale sono ancorati poi gli interventi specifici che sono stati fatti negli anni 50 e 60. Ma colpisce anche chi segue questa storia la rilevare la qualità delle persone coinvolte in questa storia, sul piano tecnico delle competenze, ma anche su quello politico o etico-politico dello spirito di servizio condiviso, e cioè di uno spirito orientato a servire gli interessi generali del Paese, uno spirito da civil servants, potremmo dire. Adriano Giannola lo ha ricordato nella sua introduzione, nella sua prefazione al libro, mettendo in collegamento l'idea di queste figure particolari che sono state presenti in una stagione importante del nostro paese all'espressione usata da Guido D'Orso, uomini di ferro. Sì, si trattava di uomini di ferro, uomini competenti e capaci di orientare il proprio lavoro e le proprie scelte al servizio degli interessi collettivi dello Stato e del Paese piuttosto che al servizio di interessi particolari. Li rimpiangiamo ancora molto. Dunque, strategia e visione, competenze tecniche e insieme cultura da civil servant nel personale politico di vertice. E le due cose, direi, stanno ovviamente insieme e rendono per tutta la prima fase la Cassa per il Mezzogiorno più impermeabile alle pressioni politiche che sarebbero arrivate puntualmente dalla fine degli anni 60 e poi sempre più forti, sempre più coinvolgenti, fino al periodo degli anni 70-80, conclusosi poi nel 92 con lo scioglimento della vecchia Cassa per il Mezzogiorno. Ma vorrei fare ancora un'osservazione. In che cosa si concretizza la strategia? Che cosa è stato fatto negli anni? Perché ci affascina quella storia? Personalmente sottolineerei tre aspetti per rispondere a questa domanda. La prima è che in quella storia opportunamente fu data molta attenzione all'agricoltura e anche alle trasformazioni in senso agroindustriale, come poi avremmo detto più tardi. E questo, ripeto, è stata una scelta opportuna perché l'agricoltura fa parte di una storia lunga del Mezzogiorno, di un sapere tacito, molto maturato in lunghi anni. È una storia legata anche alle particolarità climatiche dell'ambiente naturale. Non è un caso che oggi ancora l'agricoltura più sviluppata e di punta rappresenti la componente più importante a livello di settori che contribuiscono alla crescita complessiva del prodotto interno lordo. Cioè è il settore nel quale il Mezzogiorno eccelle dal punto di vista del prodotto interno lordo. E potremmo aggiungere che oggi le prospettive che si aprono per un'agricoltura molto specializzata
danno spazio, se saputo ben cogliere, a questo filone. Quindi da un lato, diciamo, gli studiosi, i tecnici italiani in contatto con la Banca Mondiale che finanziava i primi progetti hanno dato giustamente particolare rilievo alle trasformazioni dell'agricoltura. Ma come lo hanno fatto? Il secondo punto si collega un po' a questo e se noi guardiamo quella storia vediamo che c'è una tendenza costante nel tipo di interventi che si fanno. Io definirei questi interventi di creazione di beni collettivi, le infrastrutture, i servizi, o anche di cura di beni comuni presenti nel territorio meridionale, attraverso interventi mirati, attraverso interventi specifici. Faccio anche rilevare che senza questi interventi, soprattutto quelli di più pesante stampo di infrastrutture fisiche, per esempio le dighe, le bonifiche, noi non avremmo quell'agricoltura sviluppata, capace di stare sul mercato, che oggi è presente nel Mezzogiorno e che, ripeto, andrebbe valorizzata. Ma c'è un terzo aspetto della strategia che vorrei sottolineare, che personalmente mi sta molto a cuore, e cioè il fatto che quella strategia fu elaborata in stretto rapporto con i problemi complessivi del Paese, quindi anche con le scelte che riguardavano il Nord. Insomma, ci fu una visione, un modo di ragionare legato anche a tempi non strozzati, a una instabilità continua come quella che abbiamo oggi. Quindi una visione complessiva del Sud inserito come fattore di sviluppo di tutto il Paese e con un rapporto diciamo produttivo, efficace, di mutuo vantaggio anche rispetto al Nord. Erano ancora lontani i tempi in cui si sarebbe contrapposta la questione settentrionale alla questione meridionale. C'era una visione complessiva e c'era il tentativo di portare avanti una strategia. Ecco, sappiamo poi che a un certo punto il lavoro di Lepore ci lascia alla fine degli anni 60 e proprio da quel momento fino alla chiusura della cassa nei primi anni 90 che si sono manifestate delle progressive inefficienze legate all'influenza crescente della politica e quindi a un'intermediazione impropria che ha condizionato sempre di più l'azione della cassa che nel frattempo si era spostata dai beni collettivi, dall'agricoltura, sempre più verso un'industrializzazione finanziata a suon di pesanti incentivi. Ecco, tutto questo diciamo influenzerà negativamente l'esperienza della cassa negli ultimi anni fino alla sua chiusura. Ma la storia della prima cassa, quella alla quale si riferisce il lavoro, la storia della prima cassa e dei suoi rapporti con la Banca Mondiale, è obiettivamente diversa e diede dei risultati in termini di interessi collettivi. Degli importanti risultati furono raggiunti in quel momento. Ora vorrei provare a chiedermi quali altri suggerimenti possono venire da questa storia della cassa. Vorrei provare a fare qualche confronto molto rapido, perché non voglio prendere troppo tempo, tra l'esperienza appunto dell'intervento straordinario della cassa per il Mezzogiorno e le forme di intervento successive fino ad arrivare al periodo più recente. Anzitutto, se ci confrontiamo con quell'esperienza, oggi e ormai da tempo, in confronto con quel periodo, noi soffriamo per una mancanza di strategia complessiva e di visione. I tempi della politica sono diventati sempre più stretti, sempre più corti. Le difficoltà di elaborare una visione condivisa da un ampio arco di forze, perché alcune delle questioni che riguardano il Mezzogiorno non sono necessariamente di destra o di sinistra, questo è stato ostacolato dalla instabilità e dalla breve durata in genere dei governi e più in generale è stata sfidata e ce l'hanno fatta smarrire altri due fenomeni che vorrei sottolineare. Da un lato diciamo l'emergenza nelle regioni del centro-nord di una cultura ben rappresentata dal movimento politico della Lega
che ha posto i termini della cosiddetta questione meridionale, settentrionale, scusate, in contrapposizione alla vecchia questione meridionale. Ma dall'altra parte, sulla difficoltà di elaborare una strategia per il Sud in un'ottica complessiva di tutto il paese, che era poi quella che i meridionalisti classici tradizionalmente richiedevano, la difficoltà è dipesa anche dalla persistenza o addirittura in alcuni casi dal rinforzarsi di una tendenza al rivendicazionismo nei riguardi dello Stato da parte delle classi dirigenti meridionali. Uso a proposito la parola classi dirigenti perché non sono solamente i politici, gli amministratori, ma anche spesso gli esponenti del mondo dell'economia, dell'impresa, della società civile a sottolineare questa visione rivendicazionista o quasi riparazionista che dovrebbe avere lo Stato nei confronti del Mezzogiorno. In realtà sappiamo che da decenni lo Stato trasferisce risorse verso le regioni meridionali di un'entità, secondo le stime della Banca d'Italia, pari a circa 60 miliardi di euro all'anno, il che non dovrebbe fare scandalo se non si accompagnasse a una capacità di sviluppo delle regioni meridionali, cosa che non è avvenuta. Quindi, diciamo, questa coppia tra influenza di una cultura di orientamento leghista al centro-nord, persistenza o addirittura rinforzo di una cultura rivendicazionista nel mezzogiorno, hanno certamente reso più difficile portare al centro dell'agenda politica la questione del mezzogiorno in un quadro complessivo di sviluppo nazionale e hanno favorito un'immagine, uno stereotipo che ormai è molto potente, quasi della irridimibilità del mezzogiorno ai fini di sviluppo. Ma penso che la storia che l'Epore racconta con riferimento ad anni ormai lontani abbia un valore da questo punto di vista perché ci spinge, per così dire, verso una posizione più possibilista, più alla Hirschman. Dobbiamo credere alle possibilità di cambiamento e in questo modo aiutiamo concretamente a costruirle. Che cosa ha sostituito la cassa negli ultimi decenni? In che cosa è consistito l'intervento a favore dello sviluppo delle regioni meridionali? Beh, sappiamo tutti che sono stati soprattutto i fondi europei ad assumere un ruolo di unica risorsa o risorsa sicuramente principale per quel che riguarda i problemi della coesione territoriale e dello sviluppo. Ma sappiamo anche le grandi difficoltà che l'uso dei fondi, sia in termini di capacità di spesa, ma sia direi soprattutto in termini di qualità della spesa, ha presentato. Allora, da questo punto di vista, la storia della Cassa per il Mezzogiorno, che cosa ci può suggerire, che cosa ci stimola a fare? Ci stimola anzitutto a cercare nell'ambito del sistema dei fondi, che come sapete è molto complicato perché implica la partecipazione delle autorità regionali, ma anche delle autorità centrali, dei vari ministeri, eccetera, ricercare nel rapporto con questi diversi soggetti un filo, una strategia, che finora mi sembra essere stata carente. E attraverso questa strategia, cioè cercare di capire in che situazione siamo, a che punto siamo, quali sono i nodi del rapporto nord-sud, attraverso questa analisi è possibile, abbiamo provato a farlo, cercare di selezionare alcuni obiettivi strategici tra quelli che ci offre in un menu, secondo me, forse fin troppo ampio, l'Unione Europea. Bisognerebbe spingerla a ridurre. Oggi è quasi possibile fare tutto salvo battere moneta e fare politica di difesa con i fondi europei. Ma detto questo, quindi considerato il fatto che c'è una responsabilità anche dell'Europa per una certa dispersione e frammentazione di queste risorse, laddove ci sono paesi come i nostri con inefficienze istituzionali, debole capacità amministrativa, scontato che c'è una responsabilità di tipo europeo nel proporre questo menu e soprattutto nel regolamentare in modo eccessivamente complicato l'uso dei fondi, scontato tutto questo, dobbiamo guardare però ai nostri difetti, al modo in cui noi siamo riusciti o non siamo riusciti ad usare meglio questa risorsa. E da questo punto di vista devo dire che il confronto con l'esperienza della cassa è importante, non
quello con la prima cassa, ma con la cassa che cominciò negli anni 70, negli anni 80. Cioè anche i fondi sono stati vittima, attraverso il decentramento e il ruolo delle regioni nelle realtà meridionali, non solo quindi evidentemente le regioni a statuto speciale, anche i fondi sono stati condizionati da circuiti pesanti di intermediazione politica e burocratica, con una burocrazia che a livello locale e regionale è forse ancora più dipendente dalla politica di quanto non sia in altri contesti. Naturalmente non sto dicendo che tutte le vacche sono nere, che tutte le regioni si sono comportate allo stesso modo, che tutti i ministeri si sono comportati allo stesso modo, però certamente noi, pur con queste differenze, abbiamo avuto una scarsa efficienza e, ripeto, soprattutto una scarsa efficacia di questo strumento. Altri paesi hanno risolto uno, due, tre problemi con questi fondi. Noi li disperdiamo molto. Allora la prima cosa che dobbiamo fare è avere una strategia. A questo ci sollecita l'esperienza di successo della prima cassa, e questo è quello al quale stiamo lavorando per impostare una selezione molto più drastica degli obiettivi da perseguire col prossimo ciclo dei fondi. Quindi strategia, concentrazione degli obiettivi. Ma poi a valle bisogna lavorare molto sulla fase di realizzazione. Non bastano bei progetti, bei programmi, begli accordi di partenariato da mandare a Bruxelles. Bisogna stare sul pezzo. E qui direi l'altra innovazione che stiamo cercando di fare riguarda anzitutto il fatto che gli obiettivi e i programmi che li devono perseguire non devono essere sminuzzati in un numero eccessivo di azioni, di misure, perché questo è un elemento di garanzia che favorisce anche il controllo e permette di concentrare quelle capacità amministrative che sono più deboli. Quindi selezione anche all'interno dei programmi operativi, concentrazione delle misure, soprattutto avere dei programmi operativi più efficaci, nel senso che i risultati attesi si devono definire con più precisione all'inizio. Le azioni per perseguire questi risultati devono essere descritte in dettaglio, anche i tempi devono essere forniti con precisione. Tutto questo può permettere a un'altra innovazione che intendiamo introdurre e che è stata appena approvata dal Senato, mi riferisco al decreto legge che comporta la creazione dell'Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale. Ecco, mi riferisco a questo strumento perché questo strumento a valle sarà importante per monitorare più sistematicamente le esperienze di gestione dei fondi, quindi per intervenire in tempo reale con strutture di assistenza, di formazione, di accompagnamento delle autorità di gestione che non funzionano. E poi, terzo punto, anche prevede la costituzione dell'Agenzia la possibilità di poteri sostitutivi laddove si rendesse necessario per gravi inadempienze o ritardi. Naturalmente sappiamo bene che questa ultima risorsa non è attivabile sistematicamente, non si può dal centro, anche con un'agenzia efficiente, gestire tutti i programmi operativi. Si può semplicemente introdurre il deterrente per cui in casi, ripeto, di gravi inadempienze o ritardi ci sia la possibilità di sostituirsi, in modo da evitare che neanche un euro vada perso nel prossimo ciclo di programmazione, ma soprattutto in modo da far sì che quasi 100 miliardi di fondi che noi avremo tra fondi europei, cofinanziamento nazionale, fondo sviluppo e coesione siano effettivamente usati in modo efficace ai fini dello sviluppo. Speriamo che con la stagione che si apre col 14-20 l'utilizzo di questi fondi si avvicini un po' a quei risultati, a quello spirito, a quella capacità di strategia e di intervento che fu propria della prima cassa e che il libro di Amedeo Lepore opportunamente ci ricorda. Vi ringrazio e mi scuso ancora. A presto, un saluto a tutti.